solo in senso figurato. La seconda volta di Stefano Vecchi è all'insieme del 4-3-3. Brozovic con Dobbs, Mourinho, Andreoni coppia centrale. Di Francesco disegna un Sassuolo diverso da quello ipotizzato, con Lechert e non Cannavaro in difesa e Iemelo che la spunta su Matri ed Etrelli in attacco. Arbitra Massa. Sesto minuto lavora questo pallone Candela sulla destra, le finte poi il cross dalla parte opposta Perisic con il mancino, esterno della rete. Ventesimo, Mourinho verticalizza per Icardi che parte in posizione regolare, Lechert non riesce a chiudere, destro dal limite del capitano, consegna il calcio d'angolo. Si svuota la curva nord, vi salutiamo e ce ne andiamo a mangiare, un messaggio dei tifosi. 28esimo, il cross di Brozovic, sponda di Perisic, D'Ambrosio in fuorigioco, salta a vuoto, arriva Icardi, parte. L'attaccante e i consigli restano a terra, gioco fermo per un minuto, li prenderanno entrambi. 36esimo, Mourinho perde palla sul pressing di Sensi, 3 contro 2. Sensi appoggia a Berardi, assist per Iemmello, destro dal limite. Sassuolo in vantaggio per Pietro Iemmello, terzo gol stagionale, il secondo consecutivo. Tutto nasce dal pallone recuperato da Sensi sull'errore di Mourinho, quella finalizzazione di Iemmello. Fine tempo di Marta Emiliana, Missiroli per Berardi, diagonale, palla sul fondo. 44esimo ancora Berardi, questa volta nei panni di assist man, il cross, accende a due passi dalla porta, colpisce male. Con il montaggio di Antonella Marzocca andiamo alla ripresa. Ansaldi per Nagatomo, Eder per João Mario, l'Inter passa al 4-2-3-1. Primo minuto, proprio Eder alza questo pallone per Perisic, che lo ridà all'italo brasiliano, area di rigore a sinistra. Consigli con i piedi, calcio d'angolo. Quarto minuto di rola per Iemmello, Mourinho in ritardo, Iemmello conclude, anche Andanovic si salva con i piedi. Quinto minuto, rimpallo su Berardi, Perisic vorrebbe un fallo di mano, Massa fa giocare, Lirola per Iemmello che batte sul filo del fuorigioco, 2-0 Sassuolo, doppietta per l'attaccante che fino a pochi mesi fa faceva la scuola tra Serie B e Lega Pro. Questo è il momento del tocco di Berardi con il braccio e questo è l'assist di Lirola per Iemmello.